Pace e bene, sono un mistero a me stesso. Stiamo commentando i 7 sacramenti, sacramento della confermazione. Ogni sacramento rafforza la nostra comunione con Dio come una trasfusione divina nell'umano. L'anima avverte questo beneficio, la misura è nota soltanto a Dio. Ciò costituisce la base della nostra santificazione e la ragione del premio eterno riservato ai giusti. Padre Pio avvertiva questa unione come una cascata divina. Era in un mare d'amore e di dolore, si sentiva una cosa sola con l'amore e col dolore del Redentore. Era trasportato dall'abisso di vittima al cielo di contemplativo. Padre Pio vive tra il mistero del Tabor e il mistero del Calvario. È discepolo perfetto perché è vittima perfetta. La Chiesa ci insegna che la misura della gloria sarà pari a quella della croce. Padre Pio, grazie del tuo esempio. Dopo il sacramento del battesimo dell'Eucaristia, la confermazione è il terzo sacramento dell'iniziazione cristiana. La Lumen Gentium afferma: con il sacramento della confermazione i battezzati vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l'opera la fede come veri testimoni di Cristo. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo elegge i patriarchi, illumina i profeti, guida il popolo eletto. Scende su Gesù nel Giordano al momento del battesimo e l'accompagna in tutta la vita e la missione che dovrà compiere. Gesù opera con la pienezza dello Spirito Santo. Il Catechismo Cattolico afferma: questa pienezza dello Spirito non doveva rimanere soltanto del Messia, ma doveva essere comunicata a tutto il popolo messianico. Più volte Gesù ha promesso l'effusione dello Spirito, promessa che ha attuato dapprima il giorno di Pasqua e in seguito, in un modo più stupefacente, il giorno di Pentecoste. Pieni di Spirito Santo, gli Apostoli cominciano ad annunziare le grandi opere di Dio, dice San Luca negli Atti. E Pietro afferma che quella effusione dello Spirito sopra gli Apostoli è proprio il tempo di Cristo. Coloro che allora hanno creduto alla predicazione apostolica e si sono fatti battezzare hanno ricevuto il dono dello Spirito anch'essi. Perché l'imposizione delle mani, fin dall'inizio e nell'uso apostolico, segno del sacramento della confermazione, è praticato tanto nella Chiesa d'Oriente che in quella di Occidente. L'unzione con l'olio nel battesimo ha il significato di purificare e fortificare, negli infermi esprime guarigione e conforto, nella confermazione e nell'ordine esprime una consacrazione. San Paolo spiega che i fedeli si uniscono alla missione di Gesù e alla pienezza dello Spirito Santo, cosicché tutta la loro vita emani il profumo di Cristo. Anche la confermazione imprime il sigillo che rimane per l'eternità. Il sigillo è il simbolo dell'appartenenza totale a Gesù che si dichiara segnato egli stesso dal sigillo del Padre. Dice San Paolo: è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Secondo Corinti 1:22. Il Vescovo, ministro ordinario della confermazione, prega così: Dio onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua dello Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo Amore per Cristo nostro Signore. Il fuoco dello Spirito Santo, dunque, è un sigillo d'amore. Il fuoco discese dove erano raccolti i suoi discepoli, scintilla potente che vinse ogni dubbio ed ogni paura, e luce che guida nei solchi del tempo i figli salvati. E fuoco che scende e rende più pura ogni anima in grazia. Si stampa nel cuore sigillo d'amore che rende felici. La Lumen Gentium parla di cinque effetti della confermazione. Primo, radica più profondamente nella filiazione divina, grazie alla quale diciamo Abba, Padre. Secondo, unisce più saldamente a Cristo. Terzo, aumenta in noi i doni dello Spirito Santo. Quarto, rende più perfetto il nostro legame con la Chiesa. 5. Dona una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere con la parola e con l'azione di fede come veri testimoni di Cristo, per confessare coraggiosamente il nome di Gesù e per non vergognarci mai della sua croce. Sant'Ambrogio scrive: «Ricorda che hai ricevuto il sigillo spirituale, conserva ciò che hai ricevuto». Dio Padre ti ha segnato, ti ha confermato Cristo Signore e ha posto nel tuo cuore, quale pegno, lo Spirito. Per quanto riguarda l'età, dice San Tommaso, l'età fisica non condiziona l'anima, quindi anche nell'età della puerizia l'uomo può ottenere la perfezione. E cita il versetto della Sapienza, vecchiaia veneranda non è la longevità né si calcola dal numero degli anni. Per questo, continua San Tommaso, molti, pur nell'età della fanciullezza, avendo ricevuto la forza dello Spirito Santo, hanno combattuto generosamente per Cristo fino al sangue. Noi possiamo pregare lo Spirito Santo davvero in esultanza e dire: amore è il tuo nome e dall'eternità sei fonte dell'amore. Col Padre e con il Figlio tu formi Trinità nell'unità divina. Sei fuoco nel mistero e unisci Padre e Figlio in un eterno amore. Ed in egual misura felicità tu sei, felicità tu dai. Amor d'eterno amore, esprimi nel consiglio divino onnipotenza. Di te porta il sigillo, il coro dei beati, il volto del creato. Per te, Maria e Madre, per te il Verbo assunse l'umanità mortale. Scendesti nel Giordano sul capo di Gesù in forma di colomba. Scendesti nel Cenacolo portando il fuoco ardente sui padri della Chiesa. Così fu proclamata di Cristo vera sposa, gestante e immacolata. Nel corso della storia, da allora è Pentecoste sui figli del battesimo. Coi sette santi doni vigiliano e viviamo del gaudio senza fine. Pace e bene.